Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Allora, questa sera voglio mostrarvi degli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo e anche dei regali che ho ricevuto da una ragazza che ho conosciuto qui su YouTube. Allora, inizio subito con questi regali che mi ha donato Lucia del canale Luci Bio Cosmetics, che la saluto tantissimo, le mando un grosso bacione perché mi ha veramente regalato dei prodotti, ottimi. E poi vabbè, addirittura delle full size, cioè lei è una pazza, lei lo sa che è pazza, però io la adoro perché mi fa sempre questi regalini così belli, insomma. Allora, mi ha regalato questo doccia gel di Neo Bio all'arancio e limone. Ho sentito la profumazione, mi è piaciuta davvero davvero tanto, poi quando lo proverò vi saprò dire come mi sono trovata. Poi mi ha regalato questa crema per il viso idrogel mattificante di Terra Naturi. Io non so se voi conoscete questa marca, se avete provato qualcosa, ditemi poi nei commenti se come vi siete trovati, insomma. Allora, questa è una crema per il viso certificata Natru, è vegana e niente, sicuramente la inizierò a provare magari quando inizierà il caldo, la bella stagione, visto considerato che è una formulazione in gel. Poi mi ha mandato questo gloss di Neo Bio, eccolo qui. Allora, questo già l'ho provato, sembra aranciato a vederlo qui sull'applicatore, invece rimane abbastanza nude, leggermente pescato, ma poi una volta applicato sulle labbra è abbastanza trasparente come colore, molto molto carino, molto luminoso. Poi sempre di Neo Bio mi ha regalato questo rossetto. Allora, questo sembra leggermente aranciato, però rimane sempre abbastanza nude una volta applicato, con dei brillantini all'interno, leggermente luminoso, davvero davvero carino. Poi questi piedini effervescenti alla lavanda per il pediluvio. Non avevo mai visto questo prodotto. Ha una profumazione alla lavanda davvero delicato che mi piace tantissimo e non vedo l'ora di provare perché sono molto molto curiosa di provare questo prodotto. Questo è della marca Eco World. Poi vari campioncini di creme viso, shampoo, insomma, che mi ha mandato, e questi sono i prodotti che mi ha mandato Lucia. La saluto ancora tantissimo e le mando un abbraccio grande grande grande. Poi vi voglio far vedere quello che ho acquistato dal sito Rosa della Natura, eccolo qui, per chi non lo conoscesse. Allora, ho deciso di fare un acquisto principalmente per un prodotto, e cioè per la crema seno di Alchimia Natura, la Venus. Allora, io mi sono molto incuriosita da questa crema perché ho letto la recensione dettagliata che ha scritto Jessica nel suo blog, che io seguo periodicamente perché lei fa recensioni davvero dettagliate di prodotti eco bio. Il blog si chiama Vanilla Beauty e quindi vi consiglio davvero di andare a dare un'occhiata perché è davvero, fa delle recensioni davvero dettagliate e precise dei vari prodotti. E niente, ho voluto provare questa crema seno anche perché io di Alchimia Natura non avevo provato mai niente. Ho sentito parlare un gran bene di questa marca e poi staremo a vedere come mi trovo. Allora, questa è una crema da 100 ml e l'ho pagata a 28 euro. Poi ho voluto prendere questa spugnetta di Cose della Natura, la Velvet Sponge. Questa l'ho pagata a 5,99 euro. È davvero davvero buona, non l'ho utilizzata ancora per l'applicazione del fondotinta fluido, che principalmente questa spugnetta è stata concepita proprio per questo, ma ieri sera l'ho voluta provare come struccante perché una volta bagnata questa spugnetta diventa davvero morbida, ma morbidissima, e ci ho struccato benissimo sia il viso che gli occhi. Ho azzardato anche nello struccaggio degli occhi perché avevo paura magari fosse troppo aggressiva, ma perlomeno come prima impressione è stata ottima. Poi vi saprò dire come si comporterà con l'applicazione del fondotinta. Poi, dato che c'ero, ho voluto acquistare questo scrub corpo al caffè di Natura Equa. Non vedo l'ora di provarlo quando magari avrò finito quelli che sto utilizzando in questo periodo. Questo l'ho pagato 13,40 euro, ne ho sentito parlare un gran bene, e dato che
coadiuvante per la cellulite, visto considerato che contiene il caffè, la caffeina, non vedo l'ora di iniziare ad usarlo, magari abbinato a qualche olio anticellulite che ho comprato di recente, perché di recente sono stata da Lidl e ho acquistato l'olio anticellulite e la betulla di CN Nature, ma non ne ho acquistato uno, ne ho acquistati due, bensì ne ho acquistati tre. Ho capito che è diventata la linea permanente, ma io mi sono fatta prendere all'ansia e ho voluto fare scorta, visto considerato che costa 3,99 euro e mi ero trovata davvero bene con quest'olio a settembre, mi sembra, quando era uscita la linea provvisoria, ecco. Poi, dato che ero da Lidl, ho voluto riacquistare la loro crema Mani alla calendula, questa mi sembra l'ho pagata 1,99 euro, se non sbaglio. Questa l'ho trovata ottima, a parte la profumazione delicata di calendula che mi è piaciuta tantissimo, ma è idratante, nutriente, si assorbe davvero subito, quindi come crema mani da giorno veramente ve la consiglio perché è ottima. Questa è da 75 ml. Poi ho fatto un ordine un pochino più consistente invece da un sito che ho scoperto solo adesso, purtroppo, che ha chiuso, che si chiama Chicca Nature, la titolare si chiama Barbara, molto gentile, ha fatto una svendita del 50% dei loro prodotti, visto considerato che ha chiuso l'e-commerce, e mi sono molto dispiaciuta per questo motivo, perché è sempre una cosa molto triste quando si sente qualcuno che chiude i negozi, e-commerce o attività varie, insomma, avendo anch'io un'attività. E ho voluto acquistare diversi prodotti che magari avrei un attimino tentennato a acquistare, visto che sono abbastanza costosi. Ho acquistato 6 smalti di Cooler Caramel. Io ho voluto acquistarne 6, appunto, perché già ne avevo provato uno, mi era piaciuta molto la durata, la stesura e la consistenza dello smalto, anche l'applicazione è davvero ottima. Allora, vi faccio vedere brevemente i colori, visto considerato che la luce è quella che è. Questo colore viola, poi ho acquistato questi due rossi, questo un pochino più, non si nota tanto la differenza in video, però questo è un po' più scuro, questo è un pochino più chiaro. E colore bianco, scusate, ma c'è il cane che ogni tanto sbuffa, che sta qui a sentire me che parlo da un po' di tempo. Lo smalto bianco per fare la French. E poi questi altri due colori, questo è un blu e questo è un nude pescato. Poi, non vi dico i prezzi perché ovviamente avendo ripagato il 50% non me li ricordo sinceramente adesso di preciso. Poi ho voluto prendere di Domusole Toscana, che vi dico una cosa, io mi sto davvero fissando con questo brand perché mi sta piacendo davvero tantissimo, ho provato alcuni loro prodotti e ne voglio provare degli altri perché mi stanno piacendo davvero davvero tanto. Quindi ho voluto provare l'olio anti-age viso corpo capelli nella mini taglia da 50 ml, visto considerato che contiene olio di mandorle sicuramente non lo utilizzerò per il viso, ma lo utilizzerò per il corpo, per le mani, insomma, per la pelle del corpo, insomma, e staremo a vedere come mi trovo. Poi ho voluto provare questa crema gambe Drenalift, sempre di Domusolea. Questa è una crema drenante, defaticante, antiossidante, elasticizzante contro i gonfiori, senso di pesantezza e fa l'effetto fresco, quindi questa magari è da utilizzare più in là quando inizia un po' il caldo. Non so se la utilizzerò io oppure la farò utilizzare, la darò a mia madre, perché lei soffre di varici, di pesantezza alle gambe, insomma, quindi staremo a vedere, la proverò magari un po' io, un po' lei, vediamo come va questa crema, ma sono molto molto curiosa di provarla. Poi ho voluto provare sempre il Domusole Toscana, ormai sono andata in fissa, il trattamento super intensivo antirughe contorno occhi, labbra e aree critiche del viso. Eccolo qui, questo è da 15 ml, c'è anche la versione da 30, ma io volendo provare ho provato questo da 15 ml, al contrario, bene, e poi vi saprò dire come mi trovo con questo prodotto, mi aveva incuriosito, insomma. Poi ho riacquistato, perché mi ci sto trovando davvero bene, con l'unguento all'arnica della saponaria. Davvero ottimo, io l'arnica la adoro in tutte le sue forme, visto considerato che facendo attività fisica, poi soffrendo di cervicale, contratture varie, insomma, la utilizzo molto
Con questo unguento all'arnica mi sono trovata divinamente anche con i lividi, cioè proprio li fa riassorbire subito, toglie il gonfiore, l'ematoma, diciamo, quando uno va a sbattere è un po' più forte. Mi è capitato la settimana scorsa, ho dato una ginocchiata a una porta, insomma, per sbadataggine. Ho applicato più volte durante il giorno questo unguento e il giorno dopo stavo benissimo, non sentivo niente, mi era rimasto un leggero segno proprio appena accennato, insomma, quindi ve lo consiglio davvero tanto, anche per quanto riguarda le contratture da cervicale, davvero ottimo, buono, 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 quindi l'ho voluto riacquistare perché già quello che uso, essendo una confezione da 30 ml mi sembra, sì, da 30 ml finisce subito, insomma, per chi come me ne utilizza spesso. Poi ho voluto provare, io già avevo acquistato il NIM, però di Cadì, mi sembra, come maschera viso, però del Phytophilos non l'avevo mai provato, quindi stava in offerta, cioè era disponibile questo... questa confezione da 100 grammi di NIM di Phytophilos e l'ho voluto riacquistare, insomma. Poi infine il latte detergente di Verde Sativa che avevo provato tempo fa, mi ero trovata bene, l'ho voluto riacquistare. Questo è latte detergente a base di canapa e uva rossa. E niente ragazze, penso di aver terminato con i miei acquisti, spero di regolarmi per il futuro, me lo impongo sempre, ma poi non ce la faccio mai, ovviamente. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.